semina vigneto di favino un po' molle, che è piovuto, però si spera che bene, un bel lavoro. Comunque questo è il primo video, la prima volta che faccio qualcosa. Non so nemmeno se mi sentite, però io sono Lorenzo Bucci e vi racconto come lavorare in un'azienda agricola che si produce vino, olio e miele. Questa è una seminatrice Nardi, non so se si può ben vedere, è stato fatto delle modifiche per essere attaccata al gancio. Questo è un Holland 4040, normalissimo. E siamo stati a passarci l'estirpatore perché, essendo molle, si voleva lavorare anche prima e poi seminare, e poi sta passando mio babbo con il frangizolle per affinarla, perché sennò c'è troppi mozzi per l'inverno. Solitamente dove vedo che le biti più, diciamo, penterelle, come diciamo noi, un po' indietro, che hanno meno forza quantitativa rispetto ad altre, faccio più passate, così almeno per buttare più seme. Poi veramente tanti anni che non uso il favino, solitamente metto le prime volte queste robe qua. Ora si vuole provare, perché ancora con i dosaggi, vabbè, siamo già a fine, a 6.000 diciamo, abbiamo già terminato quasi tutte le vigne, per rimasto in questo contesto, quindi nulla. Sono appena andato a fare il rifornimento nel caricare, nel portare i sacchi più in giù, perché sennò devo fare sempre più in giù, mi è caduto e si è aperto. Infatti sono stato un po' a raccogliere i semi del favino per terra. Infatti l'ho buttato in un filare che immagino che ci verrà tante fave, abbastanza, che se no buttai tanti. Siamo a fine, ci manca due pigole e qua abbiamo finito. Alla fine, diciamo, è stato un po', dovevo un po' bestemmiare perché c'era bucato un sacco, quindi con la frizione, quindi brutto, palloso. Thank you.
po' in condizioni così, però capitemi che per durante il lavoro, vabbè, si può permettere. Qua c'è stato qualche problema, è sbranato un po' la vigna. Infatti, vai. E ora si torna a casa. Così è il lavoro finito. La terra viene abbastanza fine. Da così, con tutte le rotate, in quel modo, quindi viene abbastanza bene, però è ancora un po' molle, quindi ci vorrà il suo tempo ad asciugare. Non so se si vede il favino seminato. No, non c'è traccia di favino. Ah, ecco. Vabbè, interriamo. Quindi nulla. Primo video che fa. E beh, speriamo di farne altri. Ora il primo è fatto con il telefono, ma è molto noioso da usare, mentre si vede il trattore è abbastanza complicato, bisogna stare troppo attenti. E quindi cercherò di trovarmi, non lo so, una telecamera, qualcosa. Vabbè. E nulla, sto aspettando mio babbo per dirgli che ho finito e per sapere dove andare a buttare il favino rimasto, perché è rimasto tutto questo, che in pratica è pieno, e altri sacchi di là. Quindi nulla, ciao, presto. Pratica adesso lascio il trattore qua e vado a prendere il trattore a cingoli per lavorare l'ultimo pezzo, che è il merlot, un ettaro che è rimasto, e per lui. È un Krypton 115 e nulla, con questo stiffatore si sta facendo il lavoro con 7 ancore a cuore e a molle, viene piuttosto bene. Ora mettiamo le gomme perché sennò si disfa tutto. E devo togliere anche il furgone da lì, perché sennò non si passa, perché il campo è di là, e sennò dovrei fare un giro troppo lungo. E niente, fra. Fermo a fare gasolio e poi si va in via a finire l'ultimo ettaro.
ho fatto e ora l'ultimo spostamento. Precisamente bisogna andare laggiù di sotto, sotto in pratica questo boschetto che c'è. Ci vorrà un po', però questo è veloce. A dopo. Già qui abbiamo seminato perlomeno 2 settimane fa le nascite. Le nascite sembrano poche, ora col telefono non lo vedete. Però boh, questa è stata la prima vigna che abbiamo fatto. Adesso è una lavorazione molto veloce, perché è veloce facendo un filare sì o no, tipo l'estirpatore. Si fatto una passata, una in giù, una in su, quindi si va veloce a fare esteri. Ma ora si guarderà a marzo, non so, a giugno, quando si estirperà. Dunque, in questi giorni ci sono state cose tante. Seconda lunga, perché almeno si dà la possibilità alle primature di scaricarsi, se quando mai venga una dei pecuri di terra. Babbo a seminarci sotto, vedo dopo appena lo ha finito di perfezionare la famiglia e poi si perfezionare anche questa e abbiamo finito. Ci si vede alla fine del lavoro. Vedere dalle viti qua sono state molto più, essendo Merlot e l'ho raccolta io con la macchina, la vendemetrice, ci stava un po' troppo alti con i giri, perché sennò non cadeva anche il giri. Infatti potete vedere al livello, diciamo, del capo piegato, dove c'è l'uva, che gli manca le foglie. Infatti di là dove ho iniziato a lavorare si vede che lì avevo abbassato i giri di un po', quindi mantenevo era più leggera, infatti le foglie sono molto pesanti. Ma anche qua si vede proprio, sopra c'è le foglie e sotto gli mancano.
Infatti si vede anche c'è qualche capo anche spezzato dalla vendemmiatrice. Quindi vabbè, è sempre stato così. Il Merlot è sempre stato più duro da cogliere, però vabbè. Vabbè, sarà più difficile putarle, sarà un po'. E qui c'è abbastanza sabato. E ora forse prenderebbe vado a finire. Comunque mi piange un po' il cuore a togliere tutti questi rapacini, perché avendo le api, diciamo, era una buona fonte di nutrimento prima dell'inverno. Ora a settembre infatti gli fanno molto questi rapacini, dando quel nettare per fare la covata che dovrà durare. Infatti ci sono stato ieri e l'ho viste bene. Però oggi tornerà più tardi, mi porterò a scuola. Avrò voglia di continuare a fare video. Vabbè, non è molto divertente. Manca poco. Bisogna arrivare laggiù. Dove c'è quel posto? Poi. Posti guardano nessuno perché è sabato e vabbè, sicuramente finisco la vigna perché qua mi sto pioggia nei prossimi giorni. E l'ultimo filare si è fatto veloce, non so che ne sono, però si è fatto veloce. Ma ora che si va piano si vede ancora meglio di quello che stavo parlando prima. Mi facevo troppo forte alla vedete. Si vede che sono un po' state stressate. Andando piano però si accumula un po' di terra. Ora ci penso, a dopo. Io ho finito perché poi dopo devo andare via, devo uscire. E nulla. Torno a casa con lui. E vediamo se ci sta. Non ci sta. Qua? Ci sta? Non ci sta. Qua? Ci sta? Qua. Vabbè, tengo in mano. Nulla. Questo è il primo video, si guarda come verrà, e spero che sentite, non so se sentite, quindi vabbè, voi ditemelo. Io sono Lorenzo Bucci e vi racconto quello che faccio qua, e nulla, voi iscrivetevi e non so, fate quello che volete, e niente, alla prossima. Lascio la bottiglia. Ciao ciao. Prossimo video non so quando ho voglia, però spero ci sarà un altro video. Non so cosa farò prossimamente. Però vabbè, io vi saluto. Buona giornata, buona domenica, che domani è domenica. Ciao ciao ciao.